Consigliera Russo, questa mattina la visita sua e dell'assessore regionale allo sport Simona Ferro, lo Zaccari dietro di noi, tanti anni di incuria, c'è bisogno di un intervento importante. Arriveranno i soldi? Allora, la Regione Liguria è sicuramente interessata alla struttura dello Zaccari. Da quando mi sono insediata ho iniziato a portare alla luce le problematiche che erano legate a questo bellissimo centro polisportivo, parlando appunto con l'assessore allo sport Simona Ferro. Parlando con lei abbiamo iniziato a capire quali erano gli interventi strutturali da fare, se esistevano delle progettualità già in essere, se erano state presentate dai comuni che oggi sono gli attuali gestori e quali erano anche le problematiche sotto tanti punti di vista. I soldi arriveranno qualora si riesca a trovare tutte le prerogative necessarie per farle arrivare, quindi a risolvere tutte le problematiche affinché Regione Liguria possa erogare i fondi. Sicuramente l'interesse c'è, la volontà c'è, però purtroppo per erogare i fondi, ed è anche giusto che sia così, tutte le carte devono essere in regola. Ecco, qui c'è già un progetto, che cosa prevede? Allora, il progetto che era stato presentato in Regione Liguria dal comune capofila, che era Valle Crosia, circa 7-8 anni fa. Progetto che poi dall'attuale amministrazione di Valle Crosia è stato modificato per presentare un progetto diverso al Ministero. Diciamo che il progetto prevede la riqualificazione complessiva di tutta l'area, ma sicuramente è un progetto che con le evoluzioni, essendo passati 7-8 anni, sarà anche da rivedere, perché le priorità sono cambiate, ci sono comunque la pista di atletica si è deteriorata ulteriormente, quindi ci sono anche delle priorità assolute rispetto ad altre, quindi anche il progetto sarà da rivedere in quest'ottica futura di possibile riqualificazione. Assessore Ferro, qui allo Zaccari sono molti anni che questo campo ha bisogno di un'attenzione particolare, è forse giunto il momento che la Regione si attivi per questo? La Regione si è attivata per questo, perché all'inizio proprio di questa legislatura la consigliera Russo mi ha proprio attenzionato la necessità di provvedere ad un finanziamento da parte della Regione per ovviare ai problemi appunto di questo bellissimo centro polisportivo. E è vero, da tanti anni appunto che non ci si mette mano, e quindi ho già attenzionato questa richiesta e stiamo cercando di portare a termine tutta l'istruttoria per vedere se è possibile quindi conferire del denaro proprio in aiuto di questi comuni e far risplendere, riqualificare sicuramente questo magnifico centro sportivo.